Ciao amici di Passione Italiana, bentornati a un'altra pillola di italiano con Passione Italiana e con me, Alex. Oggi vi voglio parlare della differenza tra tre parole che sono fede, fiducia e fedeltà. Come al solito, non dimenticatevi di cliccare like, di iscrivervi al nostro canale e anche di supportarci su Patreon e su Ko-fi, così possiamo continuare a produrre nuovi contenuti, nuovi video per voi ogni settimana. E un'altra cosa, non dimenticatevi della nostra fantastica app. Ci sono tutti i nostri videocorsi con relativi esercizi e ci sono tantissimi altri esercizi in più e anche l'intelligenza artificiale che potete usare per migliorare il vostro italiano. Cosa aspettate? Andate a scaricare l'app oggi. Ok, allora la prima cosa che vi voglio dire delle parole fede, fiducia e fedeltà è che derivano tutte dalla stessa radice latina, la parola fides. Da questa parola latina poi derivano anche altre parole molto interessanti, come per esempio fidanzato o fidanzare, perché si promette sulla fede di sposare qualcuno, per esempio. Quindi essere fidanzato con qualcuno o fidanzarsi deriva appunto da questa parola fede. Dalla parola fides derivano anche le parole federale o federazione. In che senso? Nel senso di unione, di alleanza. E quindi anche questi sono legati al concetto di fede. Ok, allora cominciamo subito con la parola fede. La parola fede in italiano, che è singolare femminile, plurale fedi, e l'aggettivo che possiamo usare relativo alla parola fede è fedele. Il primo significato della parola fede è di fiducia assoluta. Certe volte questa non è giustificabile razionalmente ed è questa fede assoluta in una verità, in un'idea, in una tesi, anche in un processo, per esempio. Quindi, per esempio, avere fede nell'umanità, avere fede nel progresso. Per estensione vuol dire anche avere fiducia in qualcuno, per esempio, avere fede nei propri genitori. Un'espressione interessante è agire in buona fede, quindi senza avere coscienza della propria colpa. Io ho agito in buona fede, pensavo di fare una cosa giusta. E ovviamente il contrario di questo, che è agire in mala fede. Un uomo di poca fede è una persona che ha poca fiducia nelle altre persone. Fede è anche il rispetto di un patto o di una promessa, per esempio tenere fede a un giuramento. E anche riferire qualcosa con fede vuol dire con una precisione molto, scrupolosa, okay? Quindi riferire qualcosa con fede vuol dire, accuratamente. Quando parliamo di fede, possiamo anche parlare di testimonianza. Quindi, per esempio, alla fine di un documento ufficiale possiamo firmare in fede e poi il nostro nome. La fede è anche la parola per l'anello nuziale. Quindi, per esempio, parliamo di scambio delle fedi, quindi lo scambio degli anelli a un matrimonio, una cerimonia di matrimonio. Oppure se parliamo di fede di deposito, è un titolo, un documento che rappresenta le merci che sono state depositate appunto in un deposito, in un magazzino. E infine, che forse è il senso più comune, diciamo, è in senso religioso. Quindi la fede è un'adesione spirituale, mentale, a una verità. Spesso questa verità non è dimostrabile razionalmente, scientificamente. Quindi possiamo parlare di fede cristiana, di fede musulmana. Fare un atto di fede è dichiarare la propria fede ufficialmente, la propria credenza ufficialmente. Il contrario di questo è rinnegare la propria fede. Ok, adesso parliamo della parola fiducia, fiducia. Quindi è una parola singolare femminile, anche questa, e il plurale è fiduce.
Il contrario di questa parola è sfiducia, che vuol dire diffidenza, per esempio. E l'aggettivo che usiamo relativo a questa parola è fidato, fidato. Quindi il primo significato della parola fiducia è questa sensazione di sicurezza che noi abbiamo, basata su una speranza in qualcosa o in qualcuno, quindi avere fiducia, in qualcosa o qualcuno. E una cosa può ispirare molta fiducia, può ispirare poca fiducia, anche una persona, ovviamente. Io posso riporre, bene o male, la mia fiducia in qualcuno, che vuol dire affidarsi a questa persona per il bene o per il male, quindi dipende cosa loro poi fanno a noi. Quindi possiamo dire avere fiducia in qualcuno o nutrire fiducia in qualcuno. Oppure perdere la fiducia in qualcuno o qualcosa. Possiamo usare anche la parola fiducia con la preposizione di, per esempio, avere la fiducia di vincere questa gara. Avere, vincere, perdere la fiducia di qualcuno. O anche abusare della fiducia di qualcuno. E possiamo anche dire, guarda, io guardo al futuro con fiducia, quindi anche la preposizione con si può usare con la parola fiducia. E possiamo parlare di un incarico di fiducia che magari descrive un incarico, un lavoro un po' delicato, una situazione un po' delicata. E una persona di fiducia è una persona fidatissima, di cui veramente ci possiamo fidare. Parliamo anche di voto di fiducia, che è una votazione in Parlamento dove i deputati decidono se approvare o meno una legge che è molto importante per il governo. Quindi un voto di fiducia. Quindi possiamo dire che la fiducia è basata su intuito, diciamo, ma può anche derivare da una elaborazione razionale, un pensiero razionale. E di solito deriva da un'esperienza vissuta propria. La fede invece riguarda più la sfera emotiva, diciamo. Quindi si ha fede in qualcosa o qualcuno istintivamente, non razionalmente. E questo succede anche quando non abbiamo dei riferimenti razionali specifici. Quindi è più una cosa emotiva. E invece la fedeltà? Vediamo. Quindi la fedeltà è una parola femminile, anche questa, singolare, e al plurale non cambia. Quindi la fedeltà, le fedeltà. È una parola che non cambia perché è accentata sull'ultima lettera. Come per esempio città, università. Tutte queste parole non cambiano al plurale. Quindi la fedeltà è parte del carattere di una persona, quindi parliamo per esempio di fedeltà al coniuge, il marito o la moglie, fedeltà alla patria, al proprio paese. Fedeltà vuol dire anche precisione, esattezza. In che senso? Una cosa che è molto conforme alla verità, alla realtà. Quindi per esempio un ritratto di grande fedeltà. È un ritratto che veramente sembra la persona, che è nel quadro o nel dipinto. Possiamo parlare anche di fedeltà di un racconto, o di una testimonianza in tribunale, per esempio. E quindi poi la fedeltà nel campo dell'elettronica, parliamo di alta fedeltà, o in inglese high fidelity, hi-fi. E questa è una registrazione su nastro, su dischi, che è molto fedele alla realtà, al suono originale. Ok, benissimo. Allora, adesso volevo fare degli esercizi con voi, così possiamo mettere in pratica queste parole. Allora, vi darò delle frasi e voi dovete scegliere la parola corretta tra fede, fiducia e fedeltà. Siete pronti? Vediamo. Frase numero 1. La mia in Dio mi dà la forza nei momenti difficili. Pensate un po', fede, fiducia o fedeltà? Certamente, bravissimi. Fede, la mia fede in Dio. Benissimo. Numero 2.
Ho molta nei miei amici. Certamente, fiducia, bravissimi, ho molta fiducia nei miei amici. Numero 3, la coniugale ha molta importanza in molte culture. Bravissimi, la fedeltà coniugale del matrimonio. Numero 4, Paolo ha nel sistema sanitario. Certamente, ha molta fiducia nel sistema sanitario, perfetto. E l'ultima frase, la si basa su esperienze concrete, mentre la può essere astratta. Benissimo, quindi nel primo caso abbiamo bisogno della parola fiducia e nel secondo della parola fede. Molto bene, spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima. Grazie mille, ciao!